Siamo partiti dal voler intrattenere i ragazzi e farli divertire, finché non siamo diventati voce a tutti. Prima di tutto però ci presentiamo e spieghiamo com'è nata l'idea. Io sono Najib E io sono Ahmed e insieme gestiamo la page per Argentown. Dal 2019 con questa page cerchiamo di divertire i ragazzi della zona e non tramite video, meme e news del posto. Però ragazzi, subito dopo questa page è diventata un punto di riferimento per i giovani della zona che hanno comunque voglia di migliorare la realtà cittadina e appunto già nel 2020, su richiesta di molti ragazzi, abbiamo creato il nostro primo evento al Centro Giovani di Pergine. Quando abbiamo ingranato la marcia ed eravamo pieni di idee, come sapete tutti, nel 2020 è arrivato il Covid. Però nonostante questo il Covid non ci ha fermato e abbiamo sfruttato il Covid a vostro favore. Abbiamo organizzato due eventi online durante il Covid, uno artistico e uno musicale. Quello artistico consisteva nella realizzazione di alcuni disegni, e invece quello musicale era una gara di freestyle. Stiamo vivendo probabilmente una pazzia. Gente che dice blatra, ma che vuoi che sia? Scemo se non lo sia, siamo entrati in pandemia. Stando a casa abbiamo votato il free fra democrazia. Quindi parlo e rappresento questa zona. Mi danno del malato perché in testa faccio la corona. Questo virus che ha colpito tutta Italia. Ma posso dirvi hashtag state bene a casa. E frate quarta parlo seriamente. Il virus che ha colpito tutta quanta questa gente. Siamo lontani fisicamente, ma allo stesso tempo collegati, vicini mentalmente. Con la creazione di questi due eventi comunque abbiamo visto la pagina crescere moltissimo, perché comunque ci hanno iniziato a seguire molti giovani di tutta la provincia. E visto il forte seguito, abbiamo deciso anche di aggiornare i ragazzi sulla situazione attuale della pandemia. E la pagina in pratica è diventata una fonte di autenticità. Piano piano i risultati hanno iniziato a farsi vedere. Difatti, diverse realtà culturali della zona hanno iniziato a contattarci. Come il Pergine Spettacolo Aperto e la testata giornalistica del Trentino. E ovviamente tutto questo sempre con il supporto del Centro Giovani di Pergine. Di fatto, quando siamo venuti a conoscenza di realtà come Pergine Spettacolo Aperto, abbiamo capito che tutte le nostre idee di fatto erano realizzabili, bastava un'associazione a cui appoggiarsi. E appunto, a fine del 2021 ci siamo appoggiati a loro, al Pergine Spettacolo Aperto, per presentare la domanda del nostro progetto al bando del Piano Giovani di Zona, che comunque è stato accettato, e da lì è nato Pergine Town Talks. Voce a tutti. Pergine Town Talks nasce come un nuovo format e vede come protagonisti i giovani ragazzi emergenti, che siano artisti, sportivi o influencer. Ragazzi di qualsiasi ambito che comunque vogliamo dare la possibilità di esprimersi e raccontarsi tramite un'intervista che viene condotta da noi e montata da noi. L'intervista già potete trovarla su Instagram, @PergineTown, e ci sono tutte là. Sempre con l'appoggio di Pergine Spettacolo Aperto abbiamo avuto l'opportunità di realizzare la nostra serata finale. Ecco a voi le clip. Il Pergine Town Talks ha dimostrato che comunque in provincia funziona, però anche fuori regione sta dando i suoi frutti. Infatti ci stanno contattando diversi ragazzi sia dalla regione Veneto che Lombardia per essere intervistati e partecipare a questo nuovo tipo di format. Sapete magari quando state camminando e vi passa quell'idea per la testa? Vabbè, dopo alla fine non ci fate caso e abbandonate quell'idea lì. A noi è successo in classe, però per noi non è andato così. Con la volontà siamo rimasti attaccati a quest'idea e abbiamo voluto portarla a termine per poter cambiare e ravvivare il posto dove abitiamo. Questo, ragazzi, è il nostro strike.